Ciao a tutti, sono Laura Ruggero, sono ambasciatrice Twinning e docente di lingua inglese presso la scuola secondaria di primo grado e un istituto comprensivo a Figline Valdarno. Questa avventura, la definisco così, l'avventura Twinning, è iniziata all'incirca 4 anni fa perché avevo da inserire un progetto che aprisse una porta all'Europa, o una finestra, come diciamo noi colleghi all'Europa, e da inserire nel nostro progetto Classi 2.0. Quindi l'avventura è iniziata allora. Devo dire che abbiamo fatto passi da giganti, ci siamo conquistati dei quality label nazionali, anche europei, e i ragazzi sono altamente motivati e amano lavorare in e-twinning come lo amo anch'io, perché questa nuova metodologia mi permette intanto di svolgere delle lezioni di inglese più accattivanti e quindi motivare maggiormente i ragazzi, che così si sentono cittadini d'Europa, si sentono più vicini ai loro partners europei, specialmente quando attiviamo le chat nel nostro Twin Space o quando messaggiano con i loro partner. Vi posso garantire che la motivazione è alle stelle. E anche questo desiderio, questa curiosità di imparare sempre di più la lingua. La mia grande soddisfazione è il vedere questi ragazzi lavorare con tanto impegno e produrre tanto, al punto che a volte ho dovuto fermarli perché avevano voglia di trasmettere ai loro amici in Europa. Noi siamo gemellati con la Polonia, con la Francia, anche con l'Inghilterra, eccetera. Per cui trasmettere ai loro compagni informazioni su se stessi, incontrarsi, conoscersi, relazionare. E spero di avervi passato un po' di questo desiderio di buttarvi nell'esperienza Twinning, di lanciarvi senza preoccupazioni. Vi posso garantire che inizialmente ero molto preoccupata perché non ero tanto brava con le nuove tecnologie. Ho imparato tantissimo, ho studiato tantissimo sulla piattaforma Twinning prima di lanciarmi con i progetti, però vi garantisco che è molto facile e alla portata di tutti. Quindi vi invito a provarci. Per voi, per migliorare voi, ma anche per dare qualcosa di più ai ragazzi, perché lavorano con tanto, tanto entusiasmo. Arrivederci, grazie.